Sarebbe clamoroso, sarebbe clamoroso, Wagyu, sarebbe veramente clamoroso questo colpo di calciomercato andrebbe a rivoluzionare, secondo me, il centrocampo del Napoli. Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis, in descrizione trovi il gruppo Telegram, anche quello è gratis, mi raccomando. In descrizione trovi anche il secondo canale, anche lì parliamo di Napoli, parliamo di calciomercato, ma soprattutto ci sono i gameplay. Fra poco uscirà FIFA a fine settembre, quindi vatti a scrivere anche lì. Detto questo, calciomercato Napoli, ragazzi, perché come stavo dicendo prima, se dovesse andare in porto questa notizia che sta impazzando da ieri sui social napoletani e non solo, e gli aggiornamenti li trovate tutti naturalmente sul gruppo Telegram, ragazzi, quindi andatevi ad iscrivere, non ve lo dico più. Sarebbe clamoroso perché, anzi, addirittura dalla Spagna danno l'affare già concluso. Danno l'affare già concluso, Vega dovrebbe venire a Napoli nei prossimi giorni, e questo sarebbe un colpo di mercato clamoroso perché il Napoli addirittura non andrebbe a pagare l'intera clausola del giocatore, ma il Celta si accontenterebbe di 35 milioni, sì, 30-35 milioni, come ci fanno sapere dalla Spagna, addirittura il prezzo inferiore rispetto alla clausola rescissoria che c'è il ragazzo. Scelta giusta, incredibile, del Napoli, perché ragazzi, questo qui secondo me nel giro di 2-3 anni diventa uno dei centrocampisti più forti in circolazione, giovane, forte, atletico. Ragazzi, questo ha un passo in più rispetto a Zielinski, anche se Zielinski, ragazzi, oramai è in fase calante, secondo me, io l'ho detto già la scorsa stagione, però è giusto che Zielinski rimanga a Napoli, e Zielinski ha rifiutato addirittura per 2 volte l'Arabia Saudita, e molti dicevano, i grandi giornalisti, no? Italiani dicevano: guardate che Zielinski ha accettato, Zielinski va via, vi faremo vedere Zielinski. E invece no, Wagyu, Zielinski ha rifiutato per l'ennesima volta l'offerta araba, ha declinato l'offerta araba e ha deciso di rimanere a Napoli. Se questo non è amore, ragazzi, ditemi voi. Questa operazione di Vega non andrà, ragazzi, questo rinnovo di Zielinski non andrà ad influire l'opzione Gabriel Vega a Napoli, perché il Napoli vuole fare la stessa strategia che fece con Raspadori, andare ad ampliare e migliorare il reparto di centrocampo, la stessa cosa che ha fatto con Jack Raspadori, andando ad aumentare il reparto offensivo lì davanti. E io l'ho detto, questo sarebbe un colpo clamoroso, anzi addirittura dalla Spagna dicono che domani dovrebbe giocare l'ultima partita con il Celta Vigo e poi volare alla volta di Napoli per fare già le visite mediche. C'è già un accordo fra il giocatore e la società SSC Napoli, ragazzi, quindi siamo, come possiamo dire, siamo quasi ai dettagli, siamo quasi ai dettagli, e questo sarebbe veramente un colpo clamoroso, sarebbe un colpo clamoroso sia per la società Napoli che con quei soldi spesi che sono 30-35 milioni, io ripeto, Napoli non andrà a pagare l'intera clausola dell'operazione. In questo caso il Napoli si va a prendere un centrocampista forte, ma forte, forte, forte. Addirittura c'è gente che dice: il Napoli compra giocatori di qua e di là. Ragazzi, io lo dico ai juventini soprattutto, ma quando dicevate: ora va via Giuntoli, non faranno più mercato, il Napoli ha gli scouting rispetto a tutti quegli altri, rispetto alla Juventus o all'Inter, che vanno già a prendere giocatori che secondo loro sono già fermati, non vanno a prendere i nomi di giocatori che sono impensabili, no? Da accostare a queste squadre. Ecco, il Napoli è una di quelle, Caiusto è stata la dimostrazione, Nathan è stata la dimostrazione. Quindi, ragazzi, il Napoli ha uno scouting dietro, e quindi io mi fido più dello scouting del Napoli e non altri. Io quando dicevo: guardate che Giuntoli non chiude, non fa lui le trattative, Giuntoli chiude i contratti, ma lo scouting lo fa altri. E in effetti è così, la Juventus per ora non sta facendo nulla, 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 anzi sta solo vendendo, vendendo, vendendo. Stessa cosa che sta facendo il Napoli, Gaetano dovrebbe andare all'Empoli, notizia delle ultime ore, Folorusso dovrebbe andare al Verona, e occhio che Folorusso potrebbe essere una buona idea al fantacalcio, secondo me, eh. Folorusso potrebbe giocare titolare al Verona e fare benissimo Folorusso al Verona. Detto questo, Ayu, queste erano le notizie di oggi. Scusatemi se il video è breve, non arriviamo a 8 minuti, ma non fa nulla, non fa nulla. Era giusto per parlare di questi nuovi aggiornamenti di calciomercato. Prima o poi ritorneranno le live, ragazzi, scusatemi, ma con la connessione internet è così. Ora la connessione addirittura al 4G va lento, visto che c'è tanta gente in giro.
e quindi le celle sono tutte occupate, è un bel casino. Comunque, Wagyu, io vi ricordo di iscrivervi al canale di Neapolis 1926 se ancora non l'avete fatto, è gratis. E signori, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo arrivo, di questo ipotetico arrivo di Gabriel Veiga al Napoli. Ragazzi, io lo reputo un giocatore fenomenale. Fatemelo sapere voi qui sotto nei commenti. Sempre e comunque forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Ciao Wagyu!